in questo giorno di festa, vive un momento di particolare gioia e solennità, perché riceve dal Vescovo il suo nuovo parroco, nella persona del presbitero Don Lucio Ciacco. Nella successione e nella continuità del ministero si esprime l'indole pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive ed opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida una porzione del suo gregge. La lettura del decreto di nomina. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento, Santa Maria di Lerca. Al carissimo Don Lucio Pompeo Ciacco, nato ad Alessano il 12 dicembre 1962, ordinato presbitero il 10 giugno 1989, salute e benedizione nel Signore. Dovendo provvedere in modo stabile alla parrocchia San Nicola in Tricase Porto, che ho affidato a te come amministratore parrocchiale in seguito alla morte improvvisa di Don Luigi Mele, avvalendomi delle mie facoltà ordinarie, a norma dei canoni 521-524 del Codice di Diritto Canonico, ti nomino parroco della parrocchia San Nicola in Tricase Porto a partire dal 19 ottobre 2019 e per la durata di 9 anni. Sono molto fiducioso che ti adopererai per una generosa e feconda cura pastorale della piccola comunità in tutte le sue componenti. Sarà particolarmente impegnativo il tuo ministero nei mesi estivi, considerata la peculiare vocazione turistica della rinomata località balneare. All'accoglienza cordiale dei turisti non manchi, da parte tua, l'azione evangelizzatrice e santificatrice per educare i fedeli alla vita buona del Vangelo. Dovrai prima emettere la professione di fede e il giuramento di fedeltà a norma del canone 833, paragrafi 5 e 8 del Codice di Diritto Canonico, davanti a me o da un mio delegato. Sii certo della mia stima e della compagnia della mia preghiera a Maria Santissima, stella del mare e donna senza frontiere. Il Vescovo Vito Angiuli, dalla residenza del Palazzo Vescovile, Ugento, 24 agosto 2019, festa di San Bartolomeo Apostolo, il cancelliere vescovile, Monsignor Agostino Bagnato. Acclamiamo, rendiamo grazie a Dio. Un applauso.
doni del tuo amore. In Cristo tuo Figlio presente e operante nella Santa Chiesa ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare un'unica famiglia riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco a cui affidi una retta porzione del tuo gregge. Fa che la comunità parrocchiale di San Nicola di Trecaseporto cresca, si edifichi in tempi santo del tuo Spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo, e ti vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vengono ora compiuti alcuni gesti rituali che ci aiutano a comprendere il significato della presenza e della missione del parroco in mezzo a noi. Aspergi il popolo di Dio, venera il Santo Altare, guida i discepoli di Cristo Maestro e Signore nel cammino della verità e della vita, fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Interceda per te e per tutti i presenti San Nicola, patrono di questa comunità parrocchiale. Ora Don Lucio, nuovo parroco, asperge l'assemblea con l'acqua battesimale per rinnovare in noi la memoria del battesimo ricevuto e il perdono. Don Lucio bacia l'altare e lo incensa, venerandolo, e incenserà anche l'immagine del Santo Patrono, San Nicola. Thank you.
Dio potente ed eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi ha dato tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto, e Dio non farà forse giustizia ai suoi denti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore. La vita del prete è fatta
forza di ricominciare. Scopre la capacità di rinnovarsi, di convertirsi, di mantenersi nella perenne giovinezza di chi vive il ministero semplicemente per dare gloria a Dio. Si evidenzia in tal modo che il sacerdote non si appartiene e nemmeno si può dire che appartiene alla sua gente. Se per un breve o lungo tratto della vita cammina con una comunità storicamente determinata, egli sa che non è per sempre. Egli appartiene a Cristo. Ognuno di noi, cari fratelli e sorelle, ogni ministro, vive e dovrebbe vivere questa spiritualità. La vera appartenenza è l'appartenenza a Cristo, che ovviamente il ministro conosce, ama e accoglie. Celebrando l'Eucaristia, vorrei sottolineare questo aspetto, che ovviamente non vale solo per questa sera, vale per sempre. Celebrando l'Eucaristia, che è il dono della vita di Gesù a ciascuno di noi, il sacerdote celebra per la sua gente, ma anche per il mondo intero. Non dobbiamo dimenticare, cari fratelli e sorelle, questa dimensione universale della celebrazione eucaristica, di cui il sacerdote, in quanto ministro della celebrazione, è colui che deve ovviamente far risaltare la dimensione specifica della preghiera liturgica, ma anche il suo orizzonte universale. Ogni forma di particolarismo è una contraddizione con quello che celebriamo. Difatti, il sacerdote ripete le stesse parole di Gesù, per voi e per tutti. È importante questo. È come una regola di vita, non è soltanto un rito celebrativo. Pro vobis et pro multis effundet, dice Gesù. Cristo è morto per noi, è morto per tutti. E nel sacrificio eucaristico il sacerdote richiama il valore universale del sacrificio di Cristo. L'Eucaristia, infatti, forse questo non viene sottolineato abbastanza, l'Eucaristia ha un valore cosmico per tutta la terra, per tutti gli uomini. San Giovanni Paolo II, nel suo documento Ecclesia de Eucaristia, di qualche anno fa, dice queste bellissime parole. Sì, cosmico. Perché anche quando viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di campagna, l'Eucaristia è sempre celebrata sull'altare del mondo. Non ha importanza, piccolo, grande. Non è questo. Il valore dell'Eucaristia, anche quando il sacerdote la celebra soltanto con una piccolissima comunità, ha un valore universale, ha un valore cosmico. Ripeto queste parole. Anche quando viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di campagna, l'Eucaristia è sempre celebrata in un certo senso sull'altare del mondo. Essa, l'Eucaristia, unisce il cielo e la terra, comprende e pervade tutto il creato. Ecco, questo ho voluto sottolineare questo aspetto perché dobbiamo educarci, cari fratelli e sorelle, a misurare i doni di Dio e soprattutto la realtà eucaristica non con i parametri umani, ma con il significato profondo del mistero stesso. La celebrazione eucaristica poi si prolunga
un'altra opera che il sacerdote è chiamato a vivere in una comunità: l'annuncio della parola, la spiegazione della stessa, il richiamo alla dottrina, il valore della esortazione e dell'incoraggiamento della comunità, la necessità dunque di spiegare quello che il Signore ci ha lasciato nel suo Vangelo, perché la parola di Dio venga compresa, accolta e diventi un gioco per la comunità e per ogni persona regola di vita. L'insegnamento poi ricevuto dalla parola si trasforma in preghiera. Abbiamo ascoltato, cari fratelli e sorelle, questo brano del Vangelo di Luca in cui si parla, di cui Gesù parla della necessità di pregare sempre senza mai stancarsi. Ecco, la preghiera che la comunità cristiana deve rivolgere al Signore, la quale il sacerdote deve invitare il popolo di Dio ad esercitarsi, è la preghiera ininterrotta. Pregate sempre senza stancarvi. È un grande insegnamento questo. Naturalmente non significa che bisogna stare sempre in chiesa, significa invece che tutto il tempo della vita, non soltanto quello liturgico, ma anche il tempo feriale, deve essere intessuto di preghiera. I padri della Chiesa e i monaci del deserto sono sempre domandati: ma che cosa vuol dire questa parola, pregare incessantemente? Significa, cari fratelli e sorelle, dice Sant'Agostino, far ardere il desiderio di Dio in ogni momento della propria vita. Ripeto, non vuol dire stare sempre nella chiesa, vuol dire fare di ogni momento della nostra giornata un'opportunità per rivolgersi al Signore anche con un breve pensiero, ma per mantenere vivo il richiamo e il ricordo di Lui. E la preghiera deve essere una preghiera fiduciosa, di abbandono a Dio. Anche questo, cari fratelli e sorelle, dobbiamo, come dire, ulteriormente sottolineare che la preghiera significa poi non dire le preghiere, ma vivere l'atteggiamento dell'abbandono in Dio, di consegna di noi stessi, di fidarci di Lui che è il Padre. E la preghiera poi, lo abbiamo ascoltato nel primo brano della lettura di questa sera, è la forza per vincere ogni realtà, diciamo, negativa della vita. Avete ascoltato questo bellissimo brano in cui si parla di Giosuè che deve combattere contro un nemico, Amalek, che nella Sacra Scrittura è il nemico per eccellenza, il nemico più, diciamo, difficile da dover così vincere. E allora cosa succede? Mosè va sul monte e rimane con le braccia alzati al cielo, e quando si stancava poi le abbassava e il popolo perdeva la battaglia. Allora due di loro vanno e mantengono le mani di Mosè sempre elevate, la battaglia viene vinta. L'esempio e insomma il significato è abbastanza evidente: chi prega vince nella sua vita, anche se deve affrontare molte difficoltà. La celebrazione dunque dell'Eucaristia, la catechesi e la preghiera sono il contenuto fondamentale di ogni comunità e quindi anche della vostra. E Don Lucio, come ha fatto nelle altre comunità, certamente farà anche in questa. Ma rimane un'ultima cosa che voglio sottolineare: la celebrazione e la preghiera devono allargare il cuore e la mente a considerare il territorio nel quale la comunità vive e agisce.
orizzonte grande. Don Lucio Sala è anche il direttore dell'ufficio della Caritas, oltre che responsabile del mondo sociale e del lavoro. Noi stiamo ristrutturando il convento dei Cappuccini qui di Tricase per farne il centro della Caritas diocesana, non soltanto di Tricase, di tutta quanta la diocesi. Allora voi capite com'è importante questo luogo, non solo questo di Tricase Porto, ma quello di Tricase come centro della, come dire, della fantasia e della carità. Sono sicuro che Don Lucio saprà, come dire, dare un impulso notevole a questo aspetto, non soltanto qui a Tricase, ma in tutta quanta la comunità. D'altra parte, Tricase, l'abbiamo detto anche ieri, nel convegno che è stato fatto sull'ospice, Tricase si caratterizza e si caratterizzerà sempre di più per questa dimensione della carità. L'ospedale, la Maior Caritas, le altre attività delle associazioni e quindi il centro della carità. E poi c'è un'altra cosa che vorrei ricordare. Come diocesi stiamo guardando un orizzonte sempre più ampio, quello di considerare che ci troviamo alle sponde del Mediterraneo, con tutto quello che questo rappresenta. Migranti, che peraltro ancora viva, il rapporto con i popoli che sono dall'altra parte, il contatto, come dire, con altre culture. Ecco, qui Tricase Porto è quasi una piccola vedetta, diciamo, su questo grande orizzonte. E credo che tutto questo farà parte dell'impegno che Don Lucio metterà nel suo cammino pastorale. Abbiamo pregato all'inizio con queste preghiere, con questa preghiera al Signore, con la quale io vorrei concludere questa mia omelia. Abbiamo detto: Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di spirito. Don Lucio ha sempre dimostrato un cuore generoso e fedele, e credo che il Signore lo benedirà e lo accompagnerà con la sua grazia. Spirito Santo, sì, lo voglio. Vuoi adesso
secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più uniti a Cristo, sommo sacerdote, che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per noi, consacrando te stesso insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a te e ai successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Credo in un solo Dio. Amen. Oh, dear, dear, dear.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ricordati, Padre della tua Chiesa,
diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, rendila perfetta nell'amore, unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Vito e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Luigi Mele, di papà e mamma di Don Lucio e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettiti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Nicola, Santa Teresa di Gesù Bambino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare alle tentazioni, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace e ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Thank you.
fatemi passare. Preghiamo. O Signore, questa celebrazione eucaristica che ci ha fatto pregustare le realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente, ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Buonasera Eccellenza, buonasera Don Lucio. Un grazie dell'autorità ai parrocchiani e a tutti voi qui presenti per aver voluto condividere insieme questo momento di festa della nostra parrocchia. Un saluto inoltre a Sor Margherita e a tutte le suore Marcelline, parte integrante della comunità di Tricaseporto, purtroppo non presenti stasera perché in questi giorni impegnate con il decennale dell'ospice, ma sempre vicine nella preghiera. Nell'ultimo anno di questa piccola comunità, devota a San Nicola e Santa Teresa, siamo stati messi alla prova da vari avvenimenti. Un susseguirsi di emozioni che hanno accresciuto e sicuramente maturato ancora di più la fede in Cristo. Iniziando con l'esperienza del tornado a fine novembre 2018, fino a inizio agosto 2019, quando nel pieno dell'estate, periodo particolarmente ricco per una parrocchia di mare, siamo rimasti orfani di Don Luigi Mele, padre e amico di tanti, nonché parroco di questa famiglia nella carità e nella fede. Ci ha lasciati con una sensazione di vuoto e solitudine. In questo totale smarrimento la comunità ha comunque cercato nella preghiera di andare avanti, dapprima organizzando la festa patronale, ma soprattutto apprezzando l'unica santa messa domenicale supportati da vari sacerdoti, ai quali va tutta la nostra gratitudine. Nel frattempo si contavano con trepidazione i giorni per l'arrivo del nuovo parroco, avvertendo l'esigenza e il bisogno di una guida per riprendere il cammino. Racconto ciò per far capire a tutti il passato che ci ha fatto realtà oggi. Lo racconto anche a te, Don Lucio, che sarai il nostro nuovo padre spirituale. Non sarà certo facile per noi, in particolar modo per la nostra generazione, che da sempre ha conosciuto un solo parroco, intraprendere un nuovo cammino. E per questo chiediamo anche la tua comprensione. Ma siamo consapevoli di ciò e pronti per continuare con te ad essere Chiesa di Cristo, una Chiesa nuova, moderna, 2.0, ad essere nella vita di ogni giorno un porto di mare, aperto alla carità e all'accoglienza. Come descriverti questa parrocchia? Come una piccola, piccolissima famiglia. Poi alzo lo sguardo e vedo tanta gente, tanti volti, per lo più tutti conosciuti, che la rendono grande. Questa è la parrocchia di San Nicola in Tricaseporto. L'augurio che ti facciamo e ci facciamo è di vivere questa nuova esperienza con spirito paziente e disponibile a conoscersi ed amarsi attraverso il Vangelo. Benvenuto Don Lucio, Tricaseporto, 19 ottobre 2019. Un saluto alla città di Tigiano e al suo sindaco che qui la rappresenta, che ha goduto negli ultimi anni del ministero sacerdotale di Don Lucio. Un saluto a tutte le altre autorità civili, militari e religiose presenti in sala. Un doveroso pensiero a Don Luigi Mele, che ha lasciato un vuoto in questa nostra comunità. Il compianto Don Luigi non era solo per i fedeli della parrocchia di Tricaseporto, un amico, una guida, ma era legato da profonda stima e affetto a tutta la comunità di Tricase. Come diceva nella sua omelia il Vescovo e come ha detto chi mi ha preceduto, la comunità, l'ingresso nella comunità di un nuovo parroco è sempre un momento importante, sia per la comunità che per il parroco che si accinge a guidarla, quindi a percorrere una nuova avventura pastorale. L'augurio che mi sento di farle, Don Lucio, è quello di percorrere insieme a noi fedeli questo nuovo cammino, di gettare le reti, di prendere il largo per una pesca di anime che sia proficua e per un cammino comunitario che sia la testimonianza viva, il segno tangibile dell'amore salvifico di Gesù Cristo per la sua Chiesa. Auguri e benvenuto fra noi, Don Lucio.
Pulcinella, che questa sera è certamente è qui con noi a far festa. Lui ha donato a questa comunità la maggior parte della sua vita sacerdotale. Questa sera mi ritrovo con amici con cui in questi anni abbiamo condiviso un cammino in chiesa che è sporcato le mani. Vi ringrazio ad uno ad uno, vi voglio bene, sento il vostro calore e il vostro abbraccio, è aperto la vostra presa, passate il testimone a questa nuova comunità. Nel disegno di Dio, attraverso la volontà del nostro caro Vescovo, che ringrazio, attento alle persone e ai bisogni di questa porzione del popolo di Dio, mi ha inviato qui, certo di condividere la gioia di una Chiesa attenta e pronta a costruire relazioni che parlano e raccontano l'Eucaristia per la costruzione di un mondo migliore. Un grazie a tutti i confratelli e le autorità presenti, grazie anche al coro. Ma occorre spalancare la finestra del futuro
aspettando insieme, osando insieme, sacrificandosi insieme. Da soli non si cammina più. Concedi il bisogno di alimentare questa sua coscienza di popolo con l'ascolto della tua parola. Concedi perciò a questo popolo la ricchezza della domenica e il senso della festa, la gioia dell'incontro, libero dalla noia del rito, dalla sua del cerimoniale, dalla stanchezza delle ripetizioni. Fa che le sue messe siano una danza di giovinezza e concerti di campane, una liberazione di speranze prigioniere e canti di chiesa, il disempimento di attese comuni interrate nel capello dell'anima. Ti chiedo ancora, Signore, la forza di portare avanti il servizio della carità che il Vescovo mi ha affidato insieme all'amico ingegner Claudio Luciano, con cui abbiamo cominciato a muovere i primi passi, formandoci. Il nostro Vescovo, invece, del territorio di Pesano, diviso in quattro colonie, ha voluto quella di Casa, facendo emergere la sua vocazione, confermata dalla presenza dell'opera 6 dell'amore di Dio, la più fondazione che abbiamo amico, che è l'attenzione di una Chiesa che si prende cura dei suoi figli più fragili, diventasse segno del centro di Pesano per il sociale e la carità, presso il convento di Piazza Cappuccini, dove in questo momento stanno ultimando i lavori. E ancora una volta, riprendo le parole di Gesù, l'ultima informazione. Signore, per i poveri, per i malati, i vecchi, gli esclusi, per chi ha fame e non ha pane, ma anche per chi ha pane e non ha fame, per chi si vede sorpassato da tutti, per gli sfruttati, gli alcolizzati, le prostitute, per chi è solo, per chi è stanco, per chi ha ammaniato le vene, per chi nasconde sotto il coperchio di un sorriso cisterna di dolore, libera il credente Signore dal pensare che basta un gesto di carità a sanare tante sofferenze. Concedo, Signore, a questo popolo che cammina, l'onore di scorgere che si è fermato lungo la strada, di essere pronto a dargli una mano per riammetterlo in viaggio. Adesso basta, Signore, non ti voglio stancare. Anch'io mi fermo e vi ringrazio di avermi accolto. Allora, tu com'è che ti chiami? Aspetta, Pietro. Si vergogna. Quando stava da Luigi girando per tutto la chiesa. Va bene, un'altra volta ci darà pure una benedizione. Adesso lo vado io. Cantiamo, cos'è che non si può fare?